I politici sono abituati a pensare che le alleanze, e anche lei che mi ha fatto la domanda adesso, siano il punto fondamentale, perché partono da un'idea di società in cui, come era in passato, i partiti politici rappresentano qualcosa di solido, si mettono insieme tra partiti politici vari e insieme fanno una maggioranza. Secondo me, chi è che ha fatto la domanda? Dov'è? Eccolo. Secondo me invece il meccanismo è profondamente diverso oggi. Il meccanismo è profondamente diverso perché i partiti politici non rappresentano più la società come prima, e attraverso l'istituto delle primarie tu puoi definire chi è il candidato intorno al quale si forma una maggioranza. Mi spiego. Se domani le primarie le vince Bersani, il programma che vale è quello di Bersani. Sulle pensioni si fa quello che dice Bersani, sulla riforma del lavoro si fa quello che dice Bersani. Le alleanze le fai sulla base dei contenuti. Vendola non è che può dire io ci sto, però sulle pensioni faccio come mi pare, no, perché ha vinto Bersani e quindi è Bersani che decide la linea. Mi spiego? Con questo meccanismo che cosa succede? Che le alleanze le fai con i cittadini anziché con i partiti, e si supera quel meccanismo dei vertici fumosi di partito che ad esempio ha mandato a casa più volte Prodi. Dove è stato l'errore di Prodi? Che anziché imporre il suo programma l'ha discusso con tutti e dal giorno dopo i partiti volevano mandarlo via. Allora, se noi vinciamo le primarie, così provo a finire la domanda che ci ho qui da quattro volte che fa, se noi vinciamo le primarie, così, e si va a capo, se noi vinciamo le primarie, il programma che farà fede è il nostro, e a quel punto, con quel programma, chi vorrà stare con noi starà con noi. Non si potrà fare i furbi come è successo in passato, di dire una cosa e di fare il contrario. Perché? Perché il vincolo non è più tra gruppi dirigenti, Renzi, Bersani e Vendola che firmano un accordo mettendosi d'accordo, poi posso cambiare idea. Il vincolo diventerà quei 3 milioni di italiani che andranno alle primarie. Ecco perché è fondamentale che voi andiate alle primarie, che voi scegliate. Poi se scegliete il programma di Vendola, vorrà dire che sarà il programma considerato più convincente dagli italiani. Ma questo passaggio è quello centrale. E allora, tornando alla chiusura che stavo cercando di fare rispetto a mio figlio che mi ha detto voto Bersani, io vi dico questo: io spero di vincere questa sfida delle primarie, ma ancora più importante è cercare di dire una cosa che secondo me è un grande valore. Se tra un anno, due anni, cinque anni e 10 anni riuscirò a far capire a mio figlio che la nostra scommessa che abbiamo fatto con un gruppo di amministratori è la scommessa di chi, quando è arrivato il suo momento, non ha avuto paura, non è stato pigro, non si è tirato indietro, non ha messo il pallone da basket nel sacchetto, ma ci ha provato, provando a cambiare radicalmente la politica italiana, beh, in quel caso comunque vada, avremo vinto. Grazie e buona serata.